Ben ritrovati a tutti nell'angolo di Monia, dedicato sicuramente alle vostre lettere epistolari che mi lasciate sul sito internet www.cartomantieuropei.it. Anche questa settimana sono qui a rispondere in diretta alle vostre telefonate, perché alle vostre lettere. Trovate sicuramente le risposte direttamente nell'angolo di Monia, no? Quelle dove lasciate le vostre lettere a me indirizzate. Mi dovete perdonare, vi chiedo scusa se non subitissimo vi rispondo, ma non, diciamo che questo è un servizio che noi diamo per far sì appunto di far conoscere ancora meglio il nostro centro di cartomanzia, però non siamo, diciamo così, diamo la sicurezza, non è scritto che dobbiamo rispondere immediatamente, diciamo che lo facciamo magari dopo 2 o 3 giorni, però rispondo sempre, ok? Allora, andiamo innanzitutto a leggere, vedo 3 lettere nuove, quindi praticamente scritte da pochissimo. Ciao Monia, quindi la lettera del 23 settembre 2015, da parte di Alida. Ciao Monia, mi chiamo Alida, sono nata il 7 marzo del 1973. Ho avuto un brutto litigio con Andrea, 30 aprile dell'80, ora lui non vuole più saperne di me. Torneremo insieme, grazie mille, un abbraccio. Allora, andiamo a vedere cosa dicono le carte e poi, una volta tornata di là nel mio studio, mi accingerò a scriverlo, quello che vi ho appena risposto, quello che le carte hanno appena predetto per te. Allora, Alida e Andrea. Ho avuto questa grande discussione, brutto litigio, vediamo se torneranno insieme. Famiglia, ingrandimento, beh, sono già nello smazzare le carte. Gelosia, qui la gelosia sempre portatrice di cattive notizie, mai di soluzione. La gelosia è un brutto sentimento che fa parte del nostro essere, però dovremmo essere in grado di metterlo da parte quando non serve all'idea, perché qui vedo una situazione un po' di litigi, subattibecchi, spiegazioni, cose varie, cose anche... Se andiamo a vedere, non sono gravi anche perché comunque in questo momento è vero che ha chiesto un momento di stare da solo, non vuole saperne, è un momento di riflessione, vuole stare solitario, da solo. Vediamo nella stesura che ci parla poi del futuro, desiderio, attrazione, mondo, indulgenza. E poi, no, guarda, sinceramente tutte le carte di questo giro di questa stesura parlano di una situazione che si risolverà al più presto. Non avrei neanche tanta attesa, anche perché mi parla dal 2 al 7, insomma, dei chiarimenti, delle parole, anche se adesso c'è il massimo silenzio più o meno. Tranquilla che tutto si risolverà. Mettiamo da parte questi però sentimenti che nel vostro rapporto, ma nel rapporto sentimentale in generale, non devono esserci. La fiducia deve essere al primo posto, poi vabbè, ci sono piccole gelosie, ma non devono soffocare il rapporto, ok? Allora, poi andiamo invece alla lettera sempre del 23 settembre da parte di Barbarina 73. Ciao Monia, vorrei sapere se vedi l'ufficializzazione del rapporto tra me, Barbara, 29 maggio del 73, e Dario, 26 ottobre 69. Sono quasi 3 anni che stiamo ancora insieme e ancora niente ufficialità. Grazie del tuo tempo, un abbraccio Barbara. Andiamo a vedere quindi per Barbarina, Barbara, se c'è Nellina, questo Dario, se le cose avranno questa ufficialità. Dopo 3 anni, non siete dei ragazzini, insomma, ci vorrebbe, dai, diamoci uno stop.
scelgo per te il mazzo, parola altro, conversazione. Beh, già ne avete comunque parlato, mi dice la carta dello smanzamento. Ne avete parlato, ne avete discusso, avete valutato un po' di situazioni. E lui non è che sia... Tu sei pronta, mi esci come madre, sposa, come donna, pronta per il lavoro, per l'espatrio, quindi per nuove avventure, per questo nuovo inizio di vita. Certo, ci sei rimasta male, perché comunque non vedi da parte sua questo coinvolgimento. Dio, la carta lo vede come una persona che è molto mutevole, diciamo che non ha le idee chiare, vogliamo porla così. Sicuramente la volontà da parte di voi di costruire un qualcosa c'è, cioè, sembra che dica più tardi inizia e meglio è, più tardi inizia e meglio è, insomma non è che abbia tutta questa voglia, fammi finire di stendere le carte perché non è che lo veda proprio così entusiasmato. Oddio Barbara, sinceramente, dopo dici che quando le cartomanti devono dare insomma notizie che non sono proprio bellissime, non è che sia proprio così voglioso di questa costruzione di vita diversa. Adesso lui fa tante cose, poi ha paura che poi gli si rovina tutte le sue cose, i suoi programmi, i suoi hobby. C'è un sacco da fare sto ragazzo, mannaggia. Per il momento no, mettiamola così, per il momento no. Poi le carte sono mutevoli, non è che nel corso del tempo cambiano dal giorno alla notte, però diciamo che si può lavorare, no, per cambiare gli eventi. Tu puoi lavorare per cambiare gli eventi, anche perché per come è messa questa situazione secondo i tarocchi, da lui non nasce sicuramente nessuna partenza, perché dice sì amore dai organizziamo, sposiamoci, andiamo a convivere, facciamo, diciamo no, per il momento no. Allora, poi andiamo con l'altra nostra lettera da parte di Stefania. Ciao Monia, mi chiamo Stefania, ho 43 anni, sono del Leone. Vorrei che mi guardassi dalle tue carte il mio lavoro, che per motivi non dipendenti da me ho dovuto lasciare. Sono in cerca di altro da 6 mesi. Arriverà qualcosa di buono per me? Grazie infinite, entusiasta di te. Grazie, gentilissimo. Allora, vediamo Stefania, 43 anni, il Leone, quindi insomma hai anche questo segno zodiacale che ti aiuta anche molto a reagire, quindi a rialzarti. Noi del Leone dalle batoste ci rialziamo di solito sempre molto più forte, più verde, certo lì per lì, no? Ci troviamo un attimo, ma è solo un attimo. Siamo scelgo il mazzo io per te, un po' indecisa. Coraggio, un'impresa coraggiosa. C'è un uomo, una donna, stai pensando, valutando alcune situazioni. Allora, diciamo, variare delle situazioni ce ne sono. Non ti entusiasmano tantissimo, anche perché sembra quasi che devi metterci del tuo, no? Tanto in, quasi come se dovessi rischiare tu qualcosa. Forse di non prendere subito dei soldi, immagino, penso, non lo so. Io giustamente non posso sapere che tipo di lavoro facevi prima o che comunque ti piacerebbe fare. Senz'altro mi è venuto in mente un negozio, cioè davanti, grazie anche a queste carte del sesso, ma non è che c'è, non è che vai a lavorare in un sexy shop. Non lo so se poi è questo il tuo desiderio. Sicuramente vedo qualcosa che ha a che fare con la roba intima, quindi qualcosa d'abbigliamento che però va molto nell'intimo. Se ti piace molto questo settore, questo ambito, anche se come mi dice la carta probabilmente non è che è stato il tuo settore, ma mi dice l'innovazione, qualcosa di nuovo. Io ti dico, c'è una nuova
situazione lavorativa che ti si affascerà molto presto, prevede un ambito comunque con tanti contesti lavorativi, quindi potremmo pensare a un centro commerciale o comunque in un luogo dove ce ne sono tanti di negozi messi magari uno vicino all'altro. C'è una ruota della fortuna che ti dice che questo è un periodo sicuramente fortunato, ma la carta che soprattutto mi piace più di tutti è il mondo, quindi la ruota della fortuna è instabile, no? Insomma, la fortuna va e viene, invece il mondo è la risoluzione dei problemi. Non è che fai un terno all'otto, io te lo auguro, anzi seguici nella sezione lotto, però insomma hai una carta di soddisfazione, il carro, quindi ti sposterai per andare al lavoro, insomma riprende tutto quello che tu in qualche modo adesso vivi un po' in stand-by, ok ragazzuola? Quindi adesso tanto ti saluto a te Stefania, mando la pubblicità perché abbiamo un sacco di cosine da farvi vedere, le stesse che poi facciamo vedere alle fiere, se ci venite a trovare, aspetto qua. Chiama il Centro dei Cartomanti Europei. Ad accoglierti in studio troverai i migliori professionisti della divinazione. Ti offriamo la nostra esperienza e la grande serietà che da oltre 20 anni ci contraddistinguono. I nostri centralinisti ti accoglieranno tutti i giorni dalle 7 alle 2 di notte allo 0773 49 36 60. Sapranno consigliarti la cartomante più adatta alle tue esigenze. Scopri le dirette in TV e tutti i contenuti sul nostro sito www.cartomantieuropei.it e chiamaci, ti renderemo il sorriso. Parola di Monia. Visita il grande negozio online delle streghette. Vai sul nostro sito www.cartomantieuropei.it e clicca sulla sezione shop. Troverai un mondo di oggetti e di accessori dedicati al mondo magico della cartomanzia e non solo. Stupisci le tue amiche con le nostre idee regalo e acquista i più introvabili mazzi di carte divinatorie. Compra in tutta sicurezza attraverso il nostro e-commerce e ricevi direttamente a casa o dove vuoi tu un pacchetto anonimo con dentro l'oggetto da te acquistato. Ti aspettiamo! Scopri Divo, l'app di cartomanzia per il tuo smartphone. La storia tra Maria e Luca sembra finita. Torneranno insieme? I tarocchi di Divo dicono sempre la verità. Scarica l'app sul tuo smartphone. Effettua una stesura di carte, leggi responso e se desideri chiama una cartomante. Giocando potrai vincere un consulto gratuito. Maria ne ha vinto uno. Cosa le avranno mostrato i tarocchi? Le avranno predetto ritorno d'amore. Scopri il tuo destino con un solo tocco. Tutti gli appassionati di cartomanzia usano Divo. Maria e Luca non possono più farne a meno. Scarica adesso Divo dal Google Play o dall'App Store. Scopri il futuro all'istante, con un tocco, ovunque tu sia. Scopri il Centro dei Cartomanti Europei. Vai sul nostro sito www.cartomantieuropei.it e chiamaci allo 0773 49 36 60. Le nostre cartomanti ti consiglieranno i numeri fortunati del lotto, il tuo oroscopo personalizzato e direttamente sul sito, nella sezione, fatevi leggere anche la mano, la chiromanzia. Grazie. Itaspa Group è una società leader nel mondo della tecnologia e della comunicazione. Siamo specializzati nei prodotti e servizi per aziende, call centers e centri di cartomanzia. La nostra società è in grado di offrire soluzioni su misura per qualsiasi tipo di attività, anche su richiesta. Dacci la tua idea e i nostri esperti la svilupperanno per te. Itaspa Group è la scelta giusta. Creiamo siti internet, avviamo e miglioriamo il tuo commercio online e i tuoi social network. Chiedici la soluzione migliore.
Svilupperemo per te le app per smartphone e computer che faranno decollare il tuo business. Vai sul sito www.itaspagroup.com oppure contattaci al numero 345 44 67 042. Itaspa Group, dai una svolta alla tua impresa. Eccoci di nuovo tornati, spero che quelle cosine che avete visto vi siano piaciute, come di solito a me piacciono, perché le scelgo e per farle anche vedere nelle nostre fantastiche file dove ci divertiamo sempre un sacco. Andiamo alle lettere invece che ho già risposto, ok? Prendiamo quella del 21 settembre da parte di Rita. Ciao, mi chiamo Rita. Sono nata il 6 settembre del 70, una virginina. Ho conosciuto una persona, si chiama Aurelio, 26-8-70, sposato con due figli. Rimarrà solo una bella amicizia, grazie per la tua risposta. Allora, io Rita te la vado a leggere, non so se hai avuto modo di controllare la posta, quindi non la posta del tuo palazzo, ma la posta dell'angolo di Monia che sta nel nostro sito internet www.cartomantieuropee.it. Nell'home page ci sta l'angolo di Monia dove potete scrivere. Ciao Rita, l'amicizia tra te e Aurelio di certo nessuno al mondo, secondo le carte, te la toglierà. Ma tu stessa hai detto, è sposata Aurelio. E questi due bambini contano molto sulla sua presenza, molto forte, del papà, perché secondo le carte che ho steso, è lui che si occupa molto della casa, cioè, sai, ci sono quelle donne che insomma si appoggiano fin troppo al proprio marito, al proprio compagno, no? Insomma, della serie, da che dovevo solo fare un pochino di spesa, ma mi tocca cucinare e lavare pure i piatti, per renderti un po' l'idea. Quindi lui, essendo molto, si sente molto responsabile di questa famiglia, di questi figli, che comunque lui è il punto cruciale, il punto nocciolo della casa, è lui il punto di riferimento, sicuramente non pensa, anche se non si sente un uomo felice, anche se tu gli piaci tanto come donna, la tua dolcezza, è nata una grande empatia, no, tra voi, ma non vuole neanche illuderti, quindi farti pensare che ci possono essere secondi fini tra voi. Goditi questa amicizia, poi vai a leggere nello specifico ciò che comunque ti ho risposto, che ti ho scritto, perché adesso te l'ho riassommato un pochino, come vedi è un testo molto lungo, vattelo a vedere, vattelo a leggere perché è importante, ci sono alcune cose che forse, ecco, devi anche leggere da sola. Andiamo poi sempre al 21 settembre dove ci scrive Lara Sofia. Ciao cara Monia, ti scrivo di nuovo per il ritorno di Mario 12-6-73. E tu invece Lara sei nata il 17 maggio del 73. Sono in ansia e questa lunga attesa mi distrugge. Sono in contatto anche con i vostri colleghi del centro. Con i tuoi colleghi del centro, dici che si avvicina questo ritorno, grazie per la tua pazienza, un abbraccio. Ciao Lara, di certo l'attesa logora il cuore e l'anima di chi come te aspetta un esordio di ripresa con il suo grande amore, che nel tuo caso si chiama Mario. Sai che c'è? C'è che nelle carte purtroppo si ricerca più di una direzione da poter seguire, un indirizzo di energie dove poterle concentrare per star meglio dentro di noi, una soluzione al problema. E allora, non è sempre così, l'attesa non piace a nessuno, Lara, l'attesa è qualcosa che veramente ci fa venire tanti dubbi, anche sulle persone con le quali parliamo, per esempio tu parli con noi, no? Hai scritto. E in qualche modo non succede, in qualche modo c'è un evento che ritarda, anche perché Mario ha un sacco di problemi, io ho visto dalle carte e tu sai quali sono i reali problemi, ora non li sto dicendo, non li voglio raccontare in televisione, ma i ritardi ci sono perché lui dentro la sua testa, anche se vorrebbe tornare, vuole tornare, vivere il passato, c'è il presente che lo martella. Le carte, vedi, ti dicono non è così, noi
noi cartomanti interpretiamo dei simboli, dei disegni che sin dalle epoche antiche ci accingevamo a leggere per capire quali strade seguire e quali direzioni da proseguire, ma non facevano già allora né vincere guerre e né far tornare vittoriosi guerrieri. Quindi Lara, rimani sempre attenta a ciò che ti gira intorno e nell'attesa del tuo amore. Ti ricordo che per Mario non è semplice tornare a vivere tutto come prima o meglio. Sai che ha tanti problemi, cerca di capirlo. E aspettiamo questo evento che si deve concretizzare, ma non perché noi abbiamo la facoltà di realizzare, di farlo accadere, è perché le carte lo hanno predetto, qualcosa che deve tornare. Lui tornerà a vivere, diciamo, tu e lui una situazione insieme. Dobbiamo aspettare. Bacione. Adesso andiamo alla nostra ultima lettera, che è sempre del 21 settembre, è da parte di Michele. Ciao Monia, sono Michele, 46 anni, acquario. Vorrei farti una domanda sul lavoro. Vivo una situazione stagnante da oltre 2 mesi con la mia attività. Premetto che mi sto muovendo con la pubblicità, articoli sui giornali, locandine e cose varie che hanno fatto scalpore. Vorrei sapere quando avrò una ripresa. Grazie se vorrai rispondermi. Allora, caro Michele, di certo sai che il periodo non è floreo per quasi nessuno, ma le carte che ho steso per te mi parlano di una data certa vicina, un evento che hai creato, dove vedo molte persone, quindi interverranno molte persone. Non so che cosa ti sei inventato, creato, pensato o programmato. La ripresa vera, buona, per quella che ci vuole ancora un po' di tempo, ma la ripresa discreta, già puoi stare tranquillino, già in atto praticamente, è già iniziata la ripresa. Una mia curiosità, vedo 2 colori dominanti, il rosso, lo vedo tantissimo, ma anche l'azzurro, sono per te colori fortunati come il numero 5, vai, in bocca al lupo, cioè ora mi farai sapere, spero che mi risponderai alla mia risposta, mi farai sapere. Io ti auguro davvero un bocca al lupo, insomma abbiamo tutti bisogno di questa grande ripresa, no? Insomma, economicamente, perché poi ci fa star meglio anche psicologicamente, e affrontiamo anche meglio le situazioni familiari, insomma, quando, come si dice, quando la tasca sta bene anche il cervello riposa, mia nonna mi diceva questo. E anche siamo nella fase finale di questa nostra trasmissione, vi invito comunque a scriverci nel blog anche, quindi in questo angolo di Monia io sarò ben contenta di rispondere, non subito, quando mi è possibile, alle vostre lettere, quindi non vi spazientite, andate ogni tanto a controllare, così è un modo anche per entrare nel nostro sito internet e andare a farvi un giro per vedere un po' di gossip, le riviste, c'è l'audiostoria anche, ci sono un sacco di cose, c'è la nostra sezione shop, quella che nella pubblicità vi ha appena fatto vedere, quindi ce lo dobbiamo ricordare. E poi che dire, insomma, siete sempre in diretta con noi, c'è questo filo diretto che è la televisione, lo streaming, come aprite il nostro sito, qua vi appare proprio bello, splendente, con le repliche che mandiamo tutto il giorno della trasmissione in diretta che c'è stata il giorno stesso. Seguiteci anche sulla 9, su Canale Italia, Free Time Sky e Italia Network. E intanto vi do un grande bacio, vi ricordo che siamo qui per voi, al vostro servizio, da tutto lo staff di Rinascenza Hotel, e buona vita a tutti.